lo aggredisce e gli brucia l'auto, denunciato dai carabinieri di Castelvetrano, un 33enne gambiano. Abbassamento dei valori di nitrati riscontrati nelle ultime analisi pubblicate sul sito del comune di Mazara del Vallo. Il Cocriam si chiede perché vige ancora l'ordinanza del sindaco che vieta l'uso potabile dell'acqua. L'Istituto di Ricerca e Sviluppo il 2000 interviene sul porto turistico di Mazara. I fatti rendono concreti i sogni. Sport in Coppa Italia di eccellenza, il Mazara torna alla vittoria e batte per 1-0 il Fulgatore. Buongiorno cari telespettatori e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG8 Informazione sul canale 117 e in streaming sulle nostre pagine social. Nella notte appena trascorsa probabilmente sono sbarcati in territorio di Mazara del Vallo alcuni migranti. Infatti sulle battigie della spiaggia di Tonarella e quella di Torretta Granitola sono stati trovati due barchini. Nessuno però si è accorto dell'arrivo dei migranti, che probabilmente sono fuggiti per le vie del territorio. Per rimuovere i due barchini questa mattina sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Un tipico, classico e purtroppo diffuso caso di revenge porn, la storia che finisce lui che per vendicarsi o per orgoglio fa circolare sul web e nelle chat momenti intimi con l'ormai ex, che lo scopre e lo denuncia. Un caso è avvenuto in Sicilia, a Ribera, quando a compiere il reato è stato un impiegato, denunciato dai carabinieri alla procura. A presentare l'esposto è stata proprio la donna vittima, un video realizzato mentre stavano insieme e diffuso dopo la fine della storia, avvenuto circa un anno fa. Un filmato che girava sul web e che, una volta scoperto, ha comprensibilmente sconvolto la vittima, che si è rivolta immediatamente ai carabinieri per denunciare l'accaduto. A Palermo sono stati arrestati due ladri che, durante la fuga, si sono schiantati con la loro auto. Ascoltiamo. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due uomini di 20 e 35 anni già noti alle forze dell'ordine con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli. I militari del nucleo radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato nei pressi di Viale Lazio un'auto con a bordo i due uomini che poco prima avevano rubato un registratore di cassa da un bar. Intimato l'ALT, il conducente dell'auto e il complice non si sono fermati e hanno iniziato una folle corsa per le vie cittadine cercando di fare perdere le proprie tracce. Durante l'inseguimento in via Scillato, il conducente del mezzo in fuga ha perso il controllo del veicolo, che è andato a sbattere contro un'auto in sosta. I due arrestati erano in possesso di diversi arnesi da scasso. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare anche l'intera refurtiva. I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati ristretti presso la casa circondariale Lo Russo Pagliarelli di Palermo. I carabinieri della stazione radiomobile di Castelvetrano hanno denunciato per i reati di lesioni personali e danneggiamento seguito di incendio uno straniero classe 1990 con precedenti di polizia. Il 33enne di nazionalità gambina, grazie ad escussioni testimoniali e alle immagini di videosorveglianza, veniva individuato quale presunto autore di un'aggressione per futili motivi nei confronti di un coetaneo del luogo di nazionalità italiana e del successivo incendio dell'autovettura in uso alla vittima, che nella circostanza era ricorsa alle cure mediche per aver subito un morso alla mano e riscontrato affetto da lesioni lievi.
Martedì a tarda sera, invece, mentre attraversava le strisce pedonali, era rimasto vittima di un incidente stradale lungo la via Argenteria in territorio di Erice e Casasanta. Ieri, purtroppo, un uomo è deceduto. La vittima è un anziano di 84 anni. Al volante c'era un neopatentato di 18 anni, che però non correva. L'impatto, infatti, non è stato alquanto violento. La macchina ha sfiorato il pedone, che nella caduta ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha immediatamente trasportato l'anziano al pronto soccorso Sant'Antonio Abate di Trapani. Dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria nell'area di emergenza del nosocomio trapanese, l'uomo è stato ricoverato con riserva sulla vita. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso e sono stati ovviamente e purtroppo inutili gli sforzi profusi dai medici. La dinamica è al vaglio della polizia, mentre il 18enne è risultato negativo all'alcol test. Ma cambiamo argomento. Ieri sera, con un video postato nella propria pagina Facebook, la consigliera comunale di Mazara, Antonella Coronetta, ha espresso la propria amarezza e il proprio dispiacere per la distruzione durante i lavori dei restyling del mercato ittico in piazzetta Scalo a Mazara del Vallo, della distruzione di alcuni pannelli in ceramica. Ascoltiamo cosa da dirci. Sono state distrutte i pannelli in ceramica che erano uno in questa posizione, e dove si parlava della chiatta, dove si descriveva la chiatta. È un altro pannello in ceramica realizzato sempre dallo stesso artista, chiama artista Nicola Cristaldi, qua da questa parte, dove si è dedicato all'ultimo abbagnatore dell'asta del pesce, Vito Giaffa, Vito Asaro, un amico di tutti qua. E questi due pannelli in ceramica sono andati distrutti, me ne sono accertata perché oltre a vedere che non ci sono più, ho chiesto che fine avessero fatto, e sono andati distrutti perché nel tentativo, così mi riferiscono, di rimuoverli, si sono rotti. Ma la cosa ancora più grave è che vedete in questo lato della facciata, che poi di fronte, siamo proprio di fronte a dove c'è attracca la chiatta, vedete qui sopra c'era l'opera di un pittore siciliano di fama nazionale, Cosimo, anche questa andata distrutta, persa. E ricordiamoci che Vito Giaffa è stato l'ultimo abbagnatore, uno degli antichi mestieri. Questo deve essere il centro da cui ripartire da tanti punti di vista, ed è andato tutto distrutto. Io sono fortemente dispiaciuta, mi sto interrogando quali azioni poter intraprendere, perché non è giusto. Ebbene sì, vogliamo migliorare, abbellire, ma non è giusto distruggere quello che era già stato realizzato, donato, e che anche ha un valore non solo economico, ma affettivo ed emotivo, e un valore per la comunità. La città non è nostra. Il caldo in questi giorni incombe nuovamente sui territori siciliani, difatti è allerta rossa incendi nelle province di Palermo, Trapani e Messina. Il capo della Protezione Civile Regionale, Salvatore Cocina, ha diramato l'allarme per le alte temperature e i venti di scirocco e ha chiesto ai sindaci di attivare i centri operativi comunali per coordinare gli eventuali interventi. Incendi di macchia mediterranea si sono già verificati la scorsa notte in provincia di Palermo, impegnando i vigili del fuoco della forestale e i volontari della protezione civile. Nel Partenicese i roghi sono divampati nei pressi del santuario della Madonna del Ponte. Roghi anche nelle periferie di Terrasini, Ballestrate e Giardinello. Le fiamme, che in alcuni casi hanno anche minacciato purtroppo le abitazioni. Altri incendi si sono verificati a Termini Imerese, in via Imera e a Cerda. Anche qui a fuoco la macchia mediterranea con boschi e sterpaglie.
Ma parliamo di risorse idriche a Mazara del Vallo. Vi sono alcune osservazioni del COCRIAM, il Comitato Cittadino per Tutela delle Risorse Idriche e Ambientali del territorio di Mazara del Vallo, sull'abbassamento dei valori di nitrati riscontrati nelle ultime analisi pubblicate sul sito del Comune di Mazara del Vallo. Ascoltiamo i dettagli. Il COCRIAM, Comitato Cittadino per la Tutela delle Risorse Idriche e Ambientali del territorio di Mazara del Vallo, ha inviato una lettera all'ASP di Trapani e per conoscenza a tutti gli enti competenti per chiedere una verifica dei dati analitici dell'acqua in distribuzione potabile nella città di Mazara del Vallo, così come pubblicati nel sito ufficiale del Comune. Secondo gli ultimi dati, dice il COCRIAM, l'inquinamento da nitrati registrato nei pozzi da cui si preleva l'acqua che viene distribuita nei quartieri di Trasmazzaro e Tonnarella si è abbassato sotto il limite di legge. Per l'inquinamento registrato in precedenza, il sindaco ha emesso l'ordinanza numero 119 del 23 novembre 2020 che vieta l'uso potabile dell'acqua. Secondo il COCRIAM, il caso appare eccezionale a del miracoloso, considerato che nessun denitrificatore è attivo in città e che nessuna ordinanza è stata emessa dal sindaco contro l'uso in agricoltura di fertilizzanti a base azotata. Se l'ASP dovesse confermare questi ultimi dati analitici che dimostrano la potabilità dell'acqua, sostiene il COCRIAM, il sindaco dovrebbe annullare la delibera che ne vieta l'uso nei quartieri di Trasmazzaro e Tonnarella, bloccare la realizzazione del denitrificatore a scambio ionico, il cui progetto è stato già pagato con denaro pubblico, bloccare la realizzazione della condotta che da Montescuro porterebbe l'acqua a Mazara del Vallo. Ultimi giorni, come abbiamo detto, di gran caldo in Sicilia. Da sabato ci sarà per fortuna un calo delle temperature con possibili piogge anche a carattere temporalesco. Oggi e domani però la colonnina sarà ancora molto alta e supererà anche i 30 gradi. Una situazione insolita per il periodo, si parla di un'estate settembrina che però non ha raggiunto i 38 gradi, come avvenuto invece purtroppo nei giorni scorsi. A partire da sabato però avremo una diminuzione delle temperature in tutta la Sicilia. Già venerdì 22 settembre, giornata prevalentemente serena e afosa, la temperatura minima sarà di 24, mentre la massima sarà di 30 gradi. Entrando nel dettaglio, avremo del cielo sereno al mattino e ampio soleggiamento caldo al pomeriggio. Sabato 23 settembre, una giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite con una minima di 22 gradi e una massima di 27 gradi, dove nel pomeriggio e nella sera vi sarà un cielo nuvoloso con possibili precipitazioni. Domenica vi sarà anche nuvoloso con possibili e brevi precipitazioni, lunedì e martedì invece sono previste piogge e temporali. L'Istituto di Ricerca e Sviluppo, il 2000 di Mazara del Vallo, interviene sul porto turistico cittadino ed il presidente, l'avvocato Nicolò Bella, dice che i fatti rendono concreti i sogni e il servizio. Sul futuro del porto canale di Mazara del Vallo c'è un vuoto politico, imprenditoriale e progettuale sul dopo il tanto e atteso dragaggio. La città di Mazara è oggi in ginocchio per la recessione dell'economia della pesca di altura a strascico. A meno di 100 pescherecci agli ormeggi nel porto nuovo del Trasmazzaro, rispetto ai 300 che per decenni, fino agli anni iniziali di questo secolo, l'hanno riconosciuta e onorata capitale italiana della pesca. Il porto canale rischia di rimanere vuoto. L'Istituto di Ricerca e Sviluppo il 2000, presieduto dall'avvocato Nicolò Bella, è andato in avascoperta con un dossier rivelando che c'è un'alternativa, cambiando lo scenario, recuperando forza di attrazione con un nuovo modello vincente di porto turistico, capace di ormeggio a 400 grandi barche a vela e mega yacht. La città di Mazara, per porre in essere una fase così impegnativa,
ha bisogno dei suoi cittadini, ai quali spetta il compito della spinta alla classe dirigente di farsi carico del piano regolatore del porto turistico e degli investimenti regionali per realizzarlo. C'è finalmente per Mazara un futuro prospero. Il porto turistico sul fiume Mazzaro, con il suo fascino magnifico, potrebbe fare conoscere Mazara del Vallo nei suoi particolari di bellezza nelle chiese, nei vicoli e cortili della casba, nello stupore del satiro danzante, nella storia e nella gastronomia. Il comune di Petrosino, dal 29 settembre al 1 ottobre, vi ospiterà l'evento Petrosino di mare e di vino. Questa manifestazione, che vuole configurarsi come una vetrina per le eccellenze enologiche del territorio, oltre a riproporre la storica sagra dell'uva e del vino organizzata dalla Proloco domenica 1 ottobre, ha come obiettivo quello di mantenere alta l'attenzione sulla crisi vitivinicola e sul mondo cooperativistico, e si pone così in continuità con il corteo del 22 settembre organizzato dalle città di Petrosino e Marsala. Ma non è solo l'aspetto enologico a essere al centro di questa manifestazione. Attraverso il convegno Quale futuro per il vino cooperativo siciliano, che si terrà il 29 settembre, si punterà a promuovere una riflessione sulla cooperazione e sulle opportunità che essa può offrire alla nostra comunità. Infine, non mancheranno i momenti di convivialità che animeranno la Piazza della Repubblica, dallo spettacolo del comico siciliano Giovanni Cacioppo venerdì 29 al concerto dei musicanti di Gregorio Caimi sabato 30, che riprendono la tradizione e le radici mediterranee della musica tradizionale siciliana, insieme alle degustazioni di prodotti e dolci tipici siciliani e all'esibizione di gruppi folk. Ma parliamo di infrastrutture, cambiamo argomento. Come sapete, vi sono state numerose polemiche con la compagnia aerea Ryanair insieme alla regione siciliana. Nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, aveva provveduto a tagliare alcuni voli di collegamento dagli aeroporti di Palermo e Catania nei confronti del resto dell'Italia, ma questa volta, dopo alcuni giorni di interlocuzioni, Ryanair punta alla Sicilia. Investimenti per ben 100 milioni di dollari, 200 posti di lavoro e 5 nuove rotte. Ascoltiamo i dettagli. Nuovi investimenti, nuove rotte, nuovi aerei e nuovi posti di lavoro. Ryanair punta sulla Sicilia e lo fa con Eddie Wilson, l'amministratore delegato della compagnia aerea irlandese, che ieri mattina è arrivato a Palermo per presentare di persona la stagione invernale. Ryanair ha annunciato i collegamenti per l'isola, scali di Catania, Palermo e Trapani, mentre Comiso resta ancora fuori, con 5 nuove rotte internazionali per Bucarest, Parigi, Praga e Tirana, da Catania e Norimberga da Palermo, oltre a un aumento delle frequenze su altre 15 rotte per city break invernali come Barcellona, Bruxelles, Budapest e Cracovia. La compagnia irlandese baserà un nuovo aeromobile B737 all'aeroporto di Catania per la stagione invernale 2023-2024, portando a 7 la flotta totale della compagnia aerea in Sicilia e creando oltre 200 posti di lavoro per i piloti, personale di cabina e ingegneri. Ryanair è la compagnia aerea numero uno in Sicilia, con 74 rotte e oltre 9 milioni e mezzo di passeggeri all'anno da e per i suoi 3 aeroporti siciliani. Wilson a Palermo ha anche parlato delle polemiche di quest'estate sull'aumento del costo dei biglietti aerei. Non siamo il problema, ma la soluzione. Secondo il CEO della società, il caro volo è dipeso dalla compagnia di bandiera che è sparita e ha ridotto tanti collegamenti tra la Sicilia e la Sardegna. Vi immaginate cosa sarebbe successo se Ryanair non avesse investito in Sicilia? Con un minuto di raccoglimento in memoria della vittima di femminicidio, Marisa Leo, e di tutte le vittime di violenza,
il Consiglio Comunale di Mazara ha aperto questa mattina i lavori consiliari. All'ordine del giorno, tra i punti in programma, il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali insieme al piano triennale e annuale delle opere pubbliche. Il Consiglio Comunale al momento della nostra messa in onda è ancora in corso e fino ad ora si sono svolte comunicazioni con pesanti interventi da parte dell'opposizione che hanno evidenziato la mancanza del sindaco e dell'assessore competente. Il consigliere Randazzo ha fatto rilevare una presunta incompatibilità del dirigente del settore finanziario. Fra gli argomenti discussi anche la situazione dell'ospedale di Mazara del Vallo. La seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa e messa in onda questa sera alle 21.30 su Tele 8 sul nostro canale 117 del Digitale Terrestre. Ma ritorniamo a parlare del settore vitivinicolo e purtroppo niente fondi per questo settore, un'accusa molto grave giunta da parte dell'onorevole Dario Safina al governo Scrifani. Ascoltiamo l'intervista. Purtroppo il governo regionale siciliano è un governo di bugiardi e questa volta essere colpiti dalle bugie di questo governo sono gli agricoltori e le cantine sociali. Un settore che sta vivendo una crisi senza precedenti e che meriterebbe un impegno della politica e del governo regionale ben maggiore. Se non che nulla di quello che era stato chiesto, nulla di quello che era stato individuato come necessario per sostenere il comparto in un momento di fortissima crisi è stato fatto. E adesso apprendiamo che nella prossima finanziaria non verranno stanziati i 20 milioni di euro che ci si era ripromessi di individuare per sostenere il comparto colpito dalla crisi della peronospora. Un ulteriore grave danno e con il rischio che una crisi economica si trasformi in crisi sociale, perché la capacità degli agricoltori di fare fronte agli impegni, alle obbligazioni prese diventa sempre più difficile e col rischio ovviamente che anche i braccianti agricoli, i dipendenti vengano ovviamente licenziati o non vengano più impiegati. Dunque una situazione che rischia di esplodere e rispetto alla quale la politica, anziché fare spallucce come fa il governo regionale siciliano, dovrebbe mettersi in campo per trovare le soluzioni più idonee. Educazione alimentare e integrazione. Al Couscous Fest il progetto EduFood Inclusion, laboratori alimentari dedicati ai giovani migranti siciliani. Ascoltiamo. Laboratori di educazione alimentare dedicati a giovani migranti stranieri che si trovano in Sicilia per favorire la loro crescita inclusiva attraverso l'adozione di uno stile di vita sano, un'alimentazione equilibrata e lo svolgimento di una regolare attività fisica. Prende il via a San Vito Lo Capo, nell'ambito del Couscous Fest, il progetto EduFood Inclusion, che mira all'implementazione di un modello innovativo nei percorsi di accoglienza, diagnosi, prevenzione e cura dei minori stranieri e minori stranieri non accompagnati nei servizi sanitari. Il progetto è promosso dall'ASP di Trapani nell'ambito delle attività del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, in collaborazione con il Ministero della Salute e la Regione Siciliana. Due gli appuntamenti previsti nell'ambito del programma del Festival. Il primo si è svolto questa mattina, il secondo domani, venerdì 22 settembre alle ore 9.30, condotto da Andrea Lo Cicero, ex rugbista e chef, volto noto di Gambero Rosso Channel, in collaborazione con l'Associazione Palermo Bimbi. L'ASP di Trapani continua nella sua incessante attività di promozione dei corretti stili di vita, ha spiegato Vincenzo Spera, commissario straordinario ASP Trapani, sia dal punto di vista della salute fisica che da quello della corretta alimentazione. Lo stiamo facendo anche nell'ambito dell'accoglienza dei minori migranti della provincia di Trapani, cercando di insegnare loro quali sono le regole di una corretta alimentazione, i cibi da privilegiare e soprattutto le modalità con le quali devono essere assunti, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Questo è uno degli obiettivi essenziali che riguardano il Dipartimento di Prevenzione al cui interno opera il Centro di Salute Globale, dedicato proprio alla promozione dei corretti stili di vita.
Il cibo, storicamente linguaggio universale, rappresenta un veicolo di integrazione. L'educazione alimentare, la contaminazione tra diverse culture gastronomiche, diventa la chiave di volta per sviluppare percorsi di inclusione. Ogni incontro sarà un gioco nel quale però si introducono concetti quali sono i macroalimenti, com'è strutturata la dieta mediterranea, cosa mangiare per colazione e merenda, la fondamentale abitudine di cucinare qualcosa con alimenti freschi e di stagione, come trattarli igienicamente, quali utensili utilizzare per la preparazione. Ma parliamo di cultura. Sabato 23 settembre vi sarà la giornata europea del patrimonio e vi saranno delle osservazioni al telescopio all'interno del parco archeologico di Selinunte, dal titolo Tra stelle e costellazioni. Ascoltiamo i dettagli. Entrare di notte nel parco silenzioso, lontano da ogni inquinamento luminoso provocato dalle luci delle città e osservare il cielo, un manto popolato dalle stelle. Si potrà farlo sabato prossimo, 23 settembre, al Parco archeologico di Selinunte in occasione delle giornate europee del patrimonio, quest'anno dedicate al tema Living Heritage, scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai paesi aderenti alla manifestazione. Un invito a riflettere sul patrimonio culturale immateriale inteso come sinonimo di patrimonio vivo. E in questo ambito, osservare la Luna e le costellazioni tutti insieme nel cuore del parco archeologico, con lo sguardo tra il mare e le stelle, diviene un'occasione per coinvolgere anche i più giovani e avvicinarli alla comprensione di ciò che è patrimonio vivo. Si entrerà quindi di sera a Selinunte, due turni da circa 100 visitatori, alle 21 e alle 22:30, con l'aiuto dei ricercatori Fabrizio Bocchino e Mario Guarcello. Si potrà osservare il cielo tramite potenti telescopi, scoprendo stelle e galassie lontane. Il parco aderisce alle giornate europee del patrimonio e apre in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro per la visita alla collina orientale. La manifestazione sarà rimandata in caso di tempo non favorevole. Parliamo di eventi a proposito del femminicidio che è stato ricordato questa mattina in Consiglio Comunale a Mazara, della giovane Marisa Leo, venuta a mancare qualche giorno fa. Domenica 24 settembre in Piazza Mocarta, sempre a Mazara del Vallo, l'evento organizzato dai ragazzi e dalle ragazze di Gioventù Nazionale Mazara, in collaborazione con il Circolo Orgoglio e Futuro di Fratelli d'Italia, si riunirà in memoria di Marisa Leo per restare uniti contro la violenza sulle donne, dal titolo Una rosa che non appassisce. Ascoltiamo il promo dell'evento. Marisa Leo, Giulia Tramontano, Teresa Spanò. Queste sono tre delle 74 vittime uccise nel 2023. Il 2023 è un anno che fa pensare e fa parlare. Il 2023 è un anno che racconta di donne uccise da uomini per troppo amore. Oggi ad una donna non è concesso uscire solo alle 21 per paura, non è concesso esprimere la propria opinione per paura, non è concesso affrontare un litigio per paura, oggi ad una donna non è concesso smettere di amare un uomo per paura. Giorno 24 vi aspettiamo in piazza per dar voce alle 74 vittime del 2023. La violenza sulle donne c'è, esiste e noi cercheremo di darne voce. Bisogna parlarne per smetterla. Gioventù Nazionale Mazara, con il Circolo Orgoglio e Futuro di Fratelli d'Italia, è lieta di invitarvi domenica 24 settembre in Piazza Mocarta all'iniziativa Una rosa che non appassisce. Si tratta di un momento di unione pubblica per riflettere sul tema della violenza sulle donne. Occorre sensibilizzare la cittadinanza, proporre soluzioni e supportare le associazioni che ogni giorno sostengono le donne del nostro territorio. Non dobbiamo restare indifferenti ai fatti di cronaca e di violenza che ci circondano. Perciò occorre ritrovare quel senso di comunità che fa da collante e che fortifichi gli strati sociali più deboli. Per questo è necessaria la nostra presenza, del movimento giovanile che fa presa sulla fascia dei cittadini ancora in crescita e del partito che rappresenta politicamente i bisogni della società intera. Vi aspettiamo tutti al gazebo. Chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la 14ª maratonina di Sicilia, Trofeo Energia Italia,
che domenica prossima, 24 settembre, metterà in palio a Mazara del Vallo 26 titoli regionali individuali insieme ai master di mezza maratona. La gara, organizzata dalla SD Atletica Mazara, presieduta da Salvatore Piccione, è valida anche come terza prova del circuito internazionale Running Sicily, trofeo Nissan Comer Sud, e si articolerà su un circuito cittadino da ripetersi tre volte. La partenza è in programma alle ore 9.30 dal lungomare Ops, dove ci sarà anche lì l'arrivo. In programma anche la Vivi Mazara sulla distanza dei 7 km, valevole quale tappa del circuito provinciale di corsa su strada. Nel pacco gara gli atleti troveranno anche la maglia tecnica con manica lunga e al termine dei 7 km verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria. Ancora una volta invece sarà un atleta della scuola Taekwondo Angileri a rappresentare la Sicilia al trofeo CONI 2023. La finale nazionale del trofeo CONI si svolgerà dal 21 al 24 settembre 2023 in Basilicata, nella città di Policoro, in provincia di Matera. In questa edizione sarà Ilari Quinci, classe 2011, cintura nera, che dopo aver vinto la fase regionale, competerà nella categoria Taekwondo Freestyle, rappresentando la Sicilia in questi mini Olimpiadi dei ragazzi. È un grande orgoglio per il team Angileri essere presente da diverso tempo con i suoi allievi a rappresentare la squadra regionale siciliana, e anche in questa edizione facciamo i nostri migliori incoraggiamenti alla nostra atleta affinché possa portare in alto il vessillo della nostra squadra, della città di Mazara del Vallo e della Sicilia. Sono queste appunto le parole del Taekwondo Angileri. Chiudiamo con il calcio. Si sono giocate ieri le gare di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. Ecco i risultati: Messana Nebros 1-0, Misilmeri Athletic Club Palermo 1-1, Enna Mazzerrone 1-3, Ionica Paternò 0-0, Mazara Fulgatore 1-0, Modica Real Siracusa 2-0, Castelbuono Casteldaccia 3-0, Sciacca Profavara 2-1. Le gare di ritorno si giocheranno il prossimo mercoledì 4 ottobre. Vi lasciamo, e con questo vi salutiamo, agli highlights di Mazara Fulgatore e alle interviste del dopogara. Alla prossima edizione. Vellutato sul punto di battuta, mette in mezzo il colpo di testa provato da Ricciulli, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Prima occasione del match, poi Priola, ancora Lambrawi, si gioca in uno spazio strettissimo. Vellutato entra in area di rigore, prova a concludere, non riesce a concludere perché a prendergli la posizione è Amato. Lambrawi che lancia in velocità Lentini, entra in area il 9 del Mazara che deve poi tornare sui suoi passi. Ancora Ricciulli in area di rigore, il tiro di Ricciulli che viene respinto da Mistretta in calcio d'angolo. Batte corto inglese per Todaro che col destro prova a mettere in mezzo, la palla viene allontanata ancora da Lentini, poi la palla finisce a Campanella che prova il destro da fuori abbondantemente al lato. Priola, uno look di Priola per El Amraoui che poi gli restituisce il pallone. Priola entra in area di rigore, prova a mettere in mezzo col sinistro, la palla in presa alta viene bloccata da Mistretta, pallone a gestire la manovra, palla in avanti a cercare il guizzo di Inglese, la mette fuori Marchese, poi il sinistro provato da Mannina finisce abbondantemente alto sopra la traversa di Cassano, che cercano il varco giusto con dei possessi palla prolungati. Adesso è Ricciulli che prova a involarsi all'interno dell'area di rigore, il triangolo con Lentini, ancora Ricciulli che però si fa ipnotizzare da Mistretta, aveva fatto tutto bene il Mazara in questa occasione. E Lambrawi che riceve palla, può puntare Mannina, entra in area di rigore Lambrawi che mette in mezzo la palla per Lentini che si gira, finisce sul fondo la conclusione del 9 del Mazara. Adesso sì che è affollata con il pallone che viene messo in mezzo, l'intervento con i pugni di Cassano che finisce a terra. Lambrawi dalla bandierina, palla messa in mezzo dove c'è Ricciulli che salta più in alto di tutti, può ripartire per il Mazara, palla in avanti per Ricciulli che ancora una volta è tutto solo nella zona di Mistretta, viene però rimontato da Guanno. Lentini che deve controllare un pallone difficile, riesce comunque ad andare alla conclusione Lentini, ma tiro che non è preciso e con Campanella
Duplice fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. Mazzara e Fulgatore vanno al riposo sul risultato di 0-0. Non sono stati precisi. Adesso faccio di punizione per il Fulgatore con Campanella che prova direttamente a battere verso la porta. La palla però termina alta sopra la porta. Mette giù il pallone, poi si ferma nei pressi dell'area di rigore. Mette in mezzo per Candela che non riesce però a girarsi. Poi si confondono i due difensori del Mazzara, che è fortunato in questa occasione perché l'ultimo tocco è proprio di Campanella. Barbieri la può mettere giù e servire ancora l'Amraoui. Triangolano i due con Barbieri che può metterla in mezzo da lì. La palla viene allontanata, poi Veltri che prova la conclusione col destro che viene respinta. Prova a girarsi Lentini, poi Ricciulli mette in mezzo con la palla che finisce ancora una volta su Veltri che non arriva alla conclusione. Lentini e la respinta di Mistretta. Ancora una volta Mazzara vicino al vantaggio. Parte El Amraoui che mette in mezzo nella zona di Benivegna il colpo di testa che finisce di poco alto da parte del numero 2 del Mazzara. Torna sui sei passi il 9 giallo-blu, ancora col mancino a mettere in mezzo dove c'è Ricciulli che di testa mette in rete e sblocca il match il Mazzara con un colpo di testa di Ricciulli. Dunque cambia il parziale al Nino Vaccara quando siamo al 55esimo minuto. Dopo essere passato in vantaggio, il pallone messo in mezzo non arriva Amato a colpire di testa per Amato. La palla in mezzo all'area di rigore con Genna che mette giù e incredibilmente il numero 3 non riesce a inquadrare lo specchio della porta a tu per tu con Cassano. Si accentra il 10 del Mazzara che poi premia l'imbucata di Gomez Nobre che si vede respingere il tiro da Mistretta. Poi Lentini in area di rigore a lottare. Recupera ancora palla il Mazzara, ma c'è posizione di fuorigioco. Frangente del match con Ricciulli che prova a rimettere tutto in ordine. Benivegna che lancia sulla destra e l'Amraoui che può arrivare sul pallone a aggiustarcelo con l'esterno sinistro. E l'Amraoui entra in area di rigore, mette in mezzo dove arriva Gomez Nobre. La palla però finisce sul fondo. Il risultato più sicuro mentre c'è questo calcio di punizione battuto col mancino da Inglese che finisce alto sopra la traversa. Il lancio lungo per Gomez Nobre che con la sua velocità finisce a terra sulla spinta di Adamo, non c'è nulla dice l'arbitro. Ancora il scambio con Gomez Nobre, Priola entra in area di rigore, finisce a terra, non c'è nulla anche in questo caso dice l'arbitro, poi Priola mette in mezzo. Marchese, ancora Gomez Nobre per Marchese che vince un rimpallo, può andare al cross dalla destra. Troppo a ridosso del portiere però in questo caso. Inglese che prova a entrare in area di rigore, la palla finisce proprio al numero 16 Borruso, il non entrato che trocca il suo primo pallone. La sinistra, Priola mette giù il pallone, affronta tre avversari, ne supera due, poi viene messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara. La conclusione dalla distanza provata da Todaro che si spegne direttamente sul fondo senza creare problemi al portiere Cassano. Ancora in possesso del pallone Genna che mette in mezzo per Candela che non arriva però a concludere, era tutto buono, tutto regolare. Adesso Russo per Campanella che prova la conclusione dal limite, poi la palla finisce sui piedi di Mannina il cui sinistro però è impreciso e termina direttamente oltre la linea di fondo. Palla in mezzo, l'intervento di Marchese, triplice fischio che arriva adesso dopo 6 minuti di recupero effettivi. Il Mazzara torna a vincere, torna a sorridere, lo fa battendo per 1-0 il Fulgatore nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di eccellenza. Oggi ho visto qualcosa di diverso, ancora qualcosa di diverso da domenica, sicuramente il modo di essere cattivi su ogni palla, di andare a lottare, era diverso da domenica. Sicuramente domenica il caldo era tantissimo, anche per loro, però come ripeto sempre è molto più semplice aspettare e poi ripartire che cercare di fare qualcosa di diverso. E ho iniziato la partita con un modulo non mio, più che altro per dare, non per dare, perché io la sicurezza ce l'ho quando faccio il mio lavoro. Però dato che il risultato era fondamentale, ho detto ai ragazzi partiamo con una cosa che non è nostra, cerchiamo di rischiare il meno possibile e poi vediamo. Ma mi sono accorto che dopo un quarto d'ora non arrivavi mai, anche sulle numerose ripartenze come quelle che ha avuto domenica, non arrivavi mai, era l'unica giocatore che aveva davanti era Lentini e quindi a me non piacciono queste cose. Io devo arrivare con più gente possibile in aria e quindi mi sono rimesso come solito mio e sicuramente non ho sbagliato.
Siamo stati bravi, mi è piaciuto tanto, dobbiamo limare gli errori che si fanno sempre. Ho avuto delle piacevoli sorprese da Sami, ho avuto piacevoli sorprese da Veltri, da Marchese, da Vellutato, quindi queste cose mi fanno bene perché posso contare su tanti giocatori, non tantissimi, però sono contento. È normale che dobbiamo muoverci comunque perché le difficoltà sono sempre quelle. Quindi se c'è qualcosa in entrata io la vorrei volentieri. Poi arriva, però penso che oggi abbiamo visto una squadra che ha fatto divertire, almeno quello, che ha avuto 7-8 palle gol, di cui 3-4 limpidissime, e tante volte le solite ripartenze che ha avuto pure domenica e le hai vanificate per errori stupidi, e anche oggi purtroppo ho il controllo sbagliato, ho il passaggio un po' lungo, un po' corto, e magari hai calciato meno di quello che potevi fare.